prime impressioni sono assolutamente positive perché sto trovando in Messico una realtà decisamente più interessante sia dal punto di vista professionale che anche dal punto di vista personale, di quanto le mie più rosee aspettative non mi lasciassero pensare alla vigilia della partenza. Dal punto di vista professionale, mi sembra che il Messico sia uno dei paesi nei quali l'Italia, il continente americano, ha un canale di relazioni bilaterali robusto e può puntare per esplorare un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali. Gli obiettivi sono indubbiamente quelli istituzionali, che riflettono un po' anche la struttura dell'ambasciata e un po' di tutte le componenti del sistema Italia in Messico. Per quanto riguarda l'ambasciata, qui offriamo servizi consolari, non abbiamo altri consolati di carriera in Messico, abbiamo una rete piuttosto importante di consolati onorari che seguiamo da Città del Messico, una comunità comunque consistente, dispersa su un territorio piuttosto vasto. Dal punto di vista delle relazioni economico-commerciali, come dicevo poc'anzi, Messico è oramai il nostro secondo partner commerciale nel continente americano, prima di paesi come Argentina, come Brasile, come Canada e secondo solo agli Stati Uniti. Peraltro mi sembra che ci siano prospettive di ulteriore crescita non solo dei flussi commerciali ma anche degli investimenti produttivi che sono già molto consistenti. Di questa parte si occupa chiaramente anche l'ufficio locale dell'Istituto per il Commercio all'estero, con il quale l'ambasciata lavora in perfetta armonia e coordinamento. Dal punto di vista delle relazioni politiche c'è tanto, credo che ci sia con la nuova amministrazione del presidente López Obrador ancora di più da fare. C'è tanto nel settore della cooperazione, ad esempio giudiziario giuridica, tanto si può fare anche in relazione ad aspetti che mutatis mutandis per i due paesi presentano numerose affinità e che ad oggi non sono stati ancora esplorati. Faccio un esempio: Italia e Messico, in due situazioni molto complesse e parzialmente diverse, sono entrambi paesi di transito di flussi migratori dal sud verso il nord del mondo. Questa caratteristica comune probabilmente offre delle possibilità di collaborazione, ad esempio in ambito multilaterale, che non credo siano state ancora appieno esaminate. Si tratta anche di due governi, quello italiano e quello messicano, che hanno un particolare accento sulle politiche sociali, anche lì, diciamo a livello globale, ad esempio in ambito G20, di cui l'Italia avrà la presidenza nel 2021. C'è la possibilità di lavorare insieme per proporre al resto del gruppo un affinamento della riflessione sulle politiche sociali e sull'attenuazione degli aspetti più deleteri dei processi di globalizzazione. Abbiamo anche altri settori, non vorrei dimenticare nessuno. Più sinteticamente, il settore della collaborazione nel campo scientifico della ricerca. Abbiamo qui un'addetta scientifica molto attiva, si è appena costituita 2 anni fa un'associazione di ricercatori
italiani in Messico da Interprese Comune nel campo della ricerca possono sorgere non solo collaborazioni universitarie, ma forse anche collaborazioni di carattere economico e produttivo. Sempre nel settore politico, comunque ci sono degli appuntamenti in vista già a partire dal prossimo anno con la Commissione binazionale e con un'importante missione di sistema imprenditoriale che potranno far nascere nuove attività di collaborazione bilaterale. Il problema è sempre quello del limite delle risorse disponibili. Il Ministero fa uno sforzo dai servizi consolari a quelli economico-commerciali, anche di utilizzazione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione che ci permettono di aumentare il numero di servizi in costanza di risorse o in risorse decrescenti. Mi sembra che a Città del Messico il personale in ambasciata, gli altri centri di attività del Sistema Italia come l'Istituto di Cultura, ma metterei dentro anche la Camera di Commercio Italo-Messicana, Dante Alighieri, l'Associazione d'Arte di Firenze. Abbiamo tante istituzioni sulle quali poter contare grazie all'impegno dei singoli. La qualità dei servizi resi alla collettività o alle relazioni bilaterali sia già discreta e faremo un ulteriore sforzo per migliorarla. Ci saranno le modifiche che corrispondono agli avvicendamenti di rito, oserei definirli. Personale del Ministero degli Affari Esteri, a parte i contrattisti locali, ha dei periodi fissi di permanenza in un paese. E questo è un periodo nel quale cascano un po' di rotazioni, per cui nel giro di un anno praticamente cambia tutta la parte direttiva dell'ambasciata. È un peccato perché perdiamo un patrimonio di conoscenze e di informazioni, ma d'altro canto c'è l'opportunità di costruire una nuova squadra con energia e entusiasmo. Cambierà anche la direzione dell'ufficio dell'Istituto del Commercio con l'Estero e più avanti il prossimo anno anche quella dell'Istituto di Cultura. Guardi, di fatto sul campo, cioè nei paesi all'estero, ICE e ambasciata sono già come dire, oggetto di un coordinamento molto stretto che perlomeno in tutti i casi nei quali io ho avuto modo di lavorare funziona perfettamente. Quindi all'estero non credo che cambierà granché. Il cambiamento è un cambiamento di struttura. A Roma credo che proprio in questi giorni venga presentato il nuovo decreto organizzativo che prevede il passaggio della direzione del commercio con l'estero dal Ministero per lo Sviluppo Economico al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In realtà io non credo che cambierà granché, le cose che cambieranno probabilmente saranno in positivo semplicemente perché il coordinamento e la sinergia saranno ancora più stretti. Ma lo accennavo prima, c'è un meccanismo di consultazioni bilaterali che prevede la riunione di una commissione binazionale su base biennale, una commissione presieduta dai ministri degli affari esteri che ha diversi tavoli di attività. L'edizione del prossimo anno sarà probabilmente un po' più
complessa da organizzare semplicemente perché c'è stata una soluzione di continuità politica rispetto all'ultima riunione, sia in Italia che in Messico con due nuovi governi. Questo ci dà la possibilità magari di rendere ancora più concrete le attività dei tavoli e di far generare da queste riunioni nuovi campi di cooperazione bilaterale. Il secondo appuntamento previsto per il prossimo anno ritengo che sia altrettanto importante. Il Messico è stato scelto quale uno dei quattro paesi nei quali il governo italiano organizzerà una missione imprenditoriale. Come dicevo prima, i legami economico-commerciali fra Italia e Messico sono già piuttosto forti, ma c'è senz'altro la possibilità di renderli ancora più forti e la missione di sistema imprenditoriale è certamente un'occasione da sfruttare a questo proposito. Non escludo che ci siano altre visite di carattere politico, come normalmente accade fra due paesi importanti come Italia e Messico. Mi auguro che ci possa essere una visita anche al più alto livello, dal momento che il Presidente Conte non credo che abbia ancora visitato l'America Latina, spero che lo faccia e spero che includa il Messico nel caso in cui faccia. Ma io credo proprio di sì, spero, ma direi proprio di sì, anche perché abbiamo l'esperienza del primo accordo bilaterale che ha portato a boost, un aumento notevole degli scambi commerciali fra l'area dell'Unione Europea e gli Stati Uniti del Messico. Il nuovo accordo, che è addirittura d'arrivo, credo che manchi semplicemente la definizione di una clausola relativa alla partecipazione da parte di imprese europee gare d'appalto negli stati messicani e che è oggetto di consultazione fra il governo federale e i singoli stati. Il nuovo accordo amplia ulteriormente, rende più facili e fluidi gli scambi, eliminando del tutto i dazi, ad esempio nel settore dei prodotti agricoli e dell'alimentazione. Ci saranno notevoli miglioramenti e rendendo le procedure doganali più spedite, per cui l'aspettativa è che quando entrerà in vigore il nuovo testo dovrebbe essere certamente più facile più facile esportare beni prodotti in Italia e in Messico e dovrebbe risultarne è più aumentata la gamma di beni del Made in Italy che potremo esportare in questo paese. Bisogna anche ricordare che dopo, quando i negoziati saranno terminati, l'accordo sarà soggetto a una procedura di approvazione di Consiglio e Parlamento europeo e, considerata la sua natura globale, dovrà essere approvato e ratificato anche dai singoli stati. Ma il calendario non è stato ancora definito, nel senso che siamo in attesa di conoscere dal Ministero i dettagli riguardo le date. Questo non significa che le attività di preparazione non siano già in corso. Qui stiamo già incominciando a richiedere preventivi per spese postali, per l'invio dei plichi e così via. Mi sembra di capire che non è un'operazione particolarmente complessa in Messico. Mi auguro vivamente che sia così anche l'anno prossimo. I Comites normalmente giungono a scadenza ad aprile. Per quanto riguarda le mie aspettative,
è che le mie aspettative sono che la situazione continui così come è successo fino ad ora, dai primi riscontri che ho potuto avere anche da parte della collettività. Mi sembra che il Messico sia uno di quei paesi dove l'istituzione Comites ha funzionato meglio e ciò va a tutto onore dell'attuale presidente, dell'attuale consiglio. Chiaramente siamo ambasciata e in particolare la sezione consolare è aperta a qualsiasi tipo di osservazione o di proposta che possa venire dalla collettività riguardo l'attività del Comites e l'organizzazione delle prossime elezioni. Ma il mio messaggio di 3 anni in Messico, innanzitutto voglio dire un ringraziamento per un'accoglienza, devo dire, più che calorosa da parte di coloro che ho già avuto l'opportunità di incontrare. È un messaggio di piena coscienza dell'importanza che gli italiani che hanno scelto questo paese nel passato, così come attualmente, l'importanza della loro attività. Credo che l'Italia sia caratterizzata da un'immagine positiva in Messico, grazie anche all'operosità e alla laboriosità degli italiani che hanno vissuto e vivono qui. La mia è una promessa che farò di tutto per mantenere, di cercare di uscire da Città del Messico il più possibile per visitare le collettività italiane che esistono praticamente dappertutto nel paese, dare un sostegno ai consolati onorari che svolgono un'attività veramente molto molto importante che ci aiuta molto nell' assolvere il compito di assistenza e tutela dei connazionali, e avere il piacere di incontrare quanti più italiani possibile, di spendere, di passare con loro tempo gradevole per conoscersi meglio e per cercare di dare un servizio di qualità sempre migliore. Grazie mille, ambasciatore. Grazie.